Oggi dalla Basilica di San Giovanni in Tuba, qui a Duino Risina, ci trasferiamo nuovamente in Veneto. Dopo la puntata dedicata alle pietre con Venezia, oggi abbiamo trasferito la nostra Linda Simeone a Verona, in particolare, dove la nostra segretaria e videomaker andrà a visitare questa splendida città dove ha ospitato il sommo poeta Dante Alighieri. Andremo a vedere un po' attraverso un percorso, attraverso una guida particolare di Verona, proprio le case e i luoghi visitati e toccati da Dante Alighieri nel corso del suo permanenza a Verona. Amici del Vino Book, buongiorno. Come potete vedere alle mie spalle c'è l'Arena di Verona e sono qui in questa bellissima città oggi a parlarvi di Dante per registrare un'altra puntata di Storia di Angeli. Verona, in quest'anno di commemorazione del 700enario della morte del nostro scrittore, dello scrittore appunto che sta riempiendo le puntate del Vino Book quest'estate, ha dedicato una vera e propria mostra diffusa, che è sostanzialmente una raccolta di luoghi, una raccolta di luoghi che però nella realtà appunto c'erano già 700 anni fa, quando Dante era qui in esilio e ed è venuto a visitare la città stessa che lo ha lo ha ispirato proprio per alcune parti della Divina Commedia stessa. Il Comune di Verona ha realizzato questa bellissima mappa che ricorda molto a quella delle vie delle foto, con 21 punti diversi, appunto, che comprende delle chiese, dei palazzi visitabili. E oggi sono qui per visitarne un paio insieme a voi. Quindi, mappa alla mano, solita pazienza perché con Linda serve sempre, e andiamo a fare un giro per questa bellissima città. Allora iniziamo con Piazza delle Erbe. Mi trovo qui e qui dietro, appunto, secondo la nostra mappa ci sono molti punti di interesse per quanto riguarda la vita di Dante. Allora abbiamo appunto il Palazzo dei Signori, il Palazzo della Ragione, che è esattamente qui dietro, adesso ve lo mostro. Ecco, questo qui è il Palazzo della Ragione. Oltretutto qui dentro, in questo momento, si trova una mostra dedicata a Dante. Allora, la mostra tra Dante e Shakespeare, il mito di Verona, è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Settecentenario. E rappresenta una raccolta significativa di quelle che sono le opere che testimoniano il passaggio qui a Verona di Dante. L'Erbe è famosa per la presenza non tanto di Dante quanto di suo figlio Pietro Alighieri, come è scritto qui su questa mappa che mi sta portando in questa bellissima città. Allora il figlio ha recitato un capitolo delle Terzine sulla commedia del padre. Si dice che appunto l'abbia recitata presso la fila delle botteghe degli orefici, che si, port-
si trova nella parte settentrionale della piazza stessa, che appunto vi parteciparono anche dei maestri come Cavalchini da Villafranca, e fu presente anche una grande folla. Questa piazza è famosa per le sue bellezze, ma anche appunto per il mercato che si trova qui tutti i giorni. Eccoci qui, ci troviamo in Piazza dei Signori. Allora, la Piazza dei Signori, come potete vedere, al centro ha la statua del poeta, che appunto è un'opera emblematica della Verona risorgimentale. È stata realizzata da un giovane scultore, Ugo Zannoni, nel 1865, in occasione della celebrazione del sesto centenario della nascita di Dante Alighieri. Questa è la Piazza dei Signori e appunto grazie alla statua di Dante collocata esattamente nel suo centro viene chiamata anche Piazza Dante. All'interno di questa piazza abbiamo altri due punti, secondo la mappa del punto del Comune di Verona. Il primo è questo che vi sto mostrando, che è il Palazzo del Capitano, che è stato realizzato nel 1405 e quindi si presume che era in costruzione esattamente quando Dante è passato in questo territorio. E poi l'altro palazzo che appunto si presume abbia potuto visitare Dante è la prefettura, ovvero il Palazzo della Provincia, che prima era già denominato Palazzo di Can Grande. Allora, vede le arche scaligere? È famosa perché si trova presso la chiesa di Santa Maria Antica, a ridosso proprio dei palazzi degli Scaligeri, e costituì nel corso del 300 il sepolcreto della famiglia della Scala. Mi sono sepolti alcuni dei personaggi citati da Dante, tra questi sono Alberto I, i suoi figli Alboino, Bartolomeo e Can Grande. Ai primi tè si collegano dei sarcofagi semplici, privi di iscrizioni, con il coperchio ad acroteri, che richiama modelli dell'epoca romana, e con un ornato a croce in segno a rilievo. Allora, la via Arca delle Scaligere è famosa non solo appunto per questo piccolo aneddoto che vi ho appena raccontato, ma anche per questo bellissimo palazzo che troviamo qui e che è appunto la casa di Romeo, nella famosa opera di William Shakespeare di Romeo e Giulietta. Adesso ve la faccio vedere. Ecco, vedete, il muro è pieno di scritte. Appunto, si dice che gli innamorati devono incidere, cioè dicono porta fortuna, scrivere i loro nomi su questa parete. Ed ecco qui, casa di Romeo. Il quinto punto della nostra mappa ci porta appunto alle Arche Scaligere.
e ci racconta che presso la chiesa di Santa Maria Antica, a ridosso dei palazzi Scaligeri, si costituì nel corso del 300 il sepolcreto della famiglia della Scala. Vi sono sepolti alcuni dei personaggi citati da Dante, quali Alberto I e i suoi figli Alboimo e Bartolomeo e Can Grande. Ai primi tre si collegano dei sarcofagi semplici e privi di iscrizione, con il coperchio ad acroteri che richiama modelli di epoca romana e con un ornato a croci e insegne a rilievo. L'arca riferita a Bartolomeo si distingue per l'insegna della Scala, proprio della famiglia, sormontata da un'aquila, secondo una combinazione che si collega ad un passo del canto 17° del Paradiso. Di Can Grande resta sia il primo sarcofago, dove fu deposto subito dopo la morte improvvisa, sia il sontuoso monumento che gli fece realizzare Mastino II sopra la porta della chiesa, quando tra il IV ed il V decennio nel 300 ebbe inizio la trasformazione monumentale e dinastica del cimitero. Eccoci qua, nella piazza di Sant'Anastasia, dove appunto si trova la chiesa di Sant'Anastasia. La chiesa di Sant'Anastasia, durante il viaggio di Dante, era ancora, come si direbbe oggi, work in progress. Infatti è stata utilizzata dopo dalla famiglia di Dante Alighieri, perché appunto qui veniva custodita una tomba di famiglia, che poi però purtroppo nel XV secolo, a causa del convento del 1806, è stata persa. Ecco a voi la chiesa Asia. Ecco, come avete potuto vedere, molti punti del percorso di Dante qui a Verona sono tutti quanti molto vicini. Addirittura ci sono diversi percorsi organizzati da diverse entità, da diverse strutture. Noi abbiamo organizzato, noi stiamo seguendo quella del comune di Verona. Poi, come avete appunto visto, invece ci sono proprio dei veri e propri pannelli inseriti in vari punti diversi della città, appunto, che danno delle informazioni per quanto riguarda la presenza di Dante qui a Verona. Vi ho fatto vedere la casa di Romeo e adesso, per giustizia, perché credo nell'amore, voglio portarvi a vedere la casa di Giulietta. Eccoci qua, siamo in via Cappello, dove tra un po' incontreremo la famosa casa di Romeo e Giulietta. Allora, Romeo e Giulietta, l'edificio che quella volta era noto come lo stallo del cappello, era adibito a locanda e poi venne identificato appunto come la casa di Giulietta. La vedete, è molto, molto ambita come meta, soprattutto turistica, e questa qui è la fila per andare a vedere dentro la casa di Giulietta. Ovviamente che noi abbiamo tempo adesso, perché io devo correre a Pergine per fare l'intervista ai ragazzi del Vino degli Angeli, ma ecco qui il suo interno. Se ricordo bene, dovrebbe essere un bed and breakfast anche, perciò quindi dovrebbe essere possibile dormire qui la notte.
Ecco, il nostro viaggio a Verona di Dante per oggi finisce qui, ma vi consiglio di perdere una giornata e venire a fare visita e provare anche voi a scoprire quali sono i luoghi magici di questa città fantastica che addirittura Dante, il sommo poeta, ha percorso.